A chi ci diceva che eravamo in rincorsa, poi abbiamo dovuto rispondere che in realtà siamo disposti ad aspettare. Eh, ho parlato personalmente con il Presidente Maroni e quando ci ha chiesto due settimane per partire, ma provare a partire insieme nell'istanza col governo in un percorso che non può essere fatto né a colpi di slogan né di banalità perché mai nessuno in questo Paese è riuscito ad ottenere autonomia differenziata per il proprio territorio. Ho detto che eravamo assolutamente disponibili perché non c'è un problema di differenziazione di colore politico. Vi è invece, se possibile, una condivisione di obiettivi, che per noi era molto chiara, non passava nemmeno come è stato per loro il vendito attraverso un referendum perché a nostro parere una domanda così banale su cui tutti avrebbero risposto sì costava comunque all'Emilia Romagna 20 milioni di euro. Legittimamente loro hanno scelto quella strada, noi abbiamo scelto il preciso rispetto della Costituzione italiana attraverso la richiesta di attivare l'articolo 116. Adesso giovedì avremo il primo incontro formale con il governo, io fu il primo presidente di una regione italiana nella storia di questo paese una ventina di giorni fa a firmare col presidente Gentiloni l'avvio di questo percorso. Giovedì parte il lavoro concreto fatto poi di agenda di tavoli di lavoro di confronto comune.